noi ne vogliamo parlare con chi è abituato a trovarsi in questo genere di situazioni, non queste situazioni, ma in mezzo alle ordinanze sulla vendita di alcolici, per esempio, e parlo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, il presidente Enrico Stoppani è con noi, buonasera. Buonasera, grazie per l'ospitalità. E allora, il sindaco tira in ballo la questura, il questore ha detto addirittura che c'è una ordinanza che è incostituzionale, quella che vieta il ricorso, l'utilizzo, la vendita del vetro. Al di là di questo, i venditori in quel caso sabato sera erano abusivi perché non dovevano esserci. Quindi io le chiedo, ci sono 1000 ordinanze, però poi gli abusivi trionfano, ci sono troppo pochi controlli, sono troppo scarsi i controlli, le pattuglie della polizia e dei vigili urbani in situazioni, in eventi o anche in serate ordinarie dove c'è vendita di alcolici? Beh, guardi, è certamente un problema di controlli, ma anche, a mio avviso, un problema anche di carattere generale. Allora, innanzitutto devo precisare che c'è stata una cattiva gestione della manifestazione, insomma, perché non c'è stata un'ordinanza e con un'ordinanza si avrebbero potute imporre quelle che sono normalmente le cose che si fanno in queste situazioni. Vale a dire, per esempio, l'obbligo di somministrare non in bottiglia ma in bicchieri di plastica, come succede in queste situazioni, perché mi sembra di aver capito che 1200 feriti siano stati causati soprattutto dal tappeto di vetro che si era generato. Sì, però a quanto risulta sono stati venduti abusivamente, cioè sì, non sono stati controllati questi venditori abusivi. Quello dell'abusivismo è uno dei due fattori scatenanti di queste situazioni. Ma c'è anche da riconsiderare gli effetti delle eccessive liberalizzazioni. Oggi abbiamo consentito a tutti di fare tutto, per cui cosa succede? Che i centri storici, a posto di pubblici esercizi che hanno una etica, che hanno una esperienza, che hanno una storia, che hanno una cultura sull'uso dell'alcol, nascono una serie di mini marche che vendono soprattutto alcol, sì, senza grandi scrupoli e con l'obiettivo, vedete, di fare business. Per cui su questi argomenti, certamente contrastare i fenomeni dell'abusivismo, l'abusivismo è anche concorrenza sleale di attività. Per cui inevitabilmente occorrono delle pattuglie, occorrono tante forze dell'ordine, perché altrimenti è inutile mettere le ordinanze, me lo insegna lei. Le pattuglie vogliono delle sanzioni verso queste persone per gestire. Senta, ma il questore Angelo Sanna di Torino parla addirittura di una ordinanza che sarebbe incostituzionale, quella che vieta la diffusione di vetro, di alcolico venduto in vetro. Le risulta una cosa del genere? No, vabbè, adesso certamente il questore sa più di me sicuramente, però ultimamente c'è stato il decreto della sicurezza che assegna alle amministrazioni pubbliche possibilità e libertà di decisione, di limitare quello che è per determinate situazioni di tutela ambientale, tutela monumentale, di ordine pubblico, di chiudere le attività, di dare dei vincoli soprattutto sugli orari oppure sulle modalità di somministrazione dell'alcol. Bene, grazie per essere stato con noi, Enrico Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.